Pronto Roberto? Pronto. Vado. Allora, buongiorno e bentornati alle interviste di Macete. Abbiamo di nuovo qui con noi l'ex sindaco, ora consigliere regionale, Roberto Cosolini. Ma, guardi, buongiorno. Per quanto il nostro pubblico sia rimasto colpito dal nuovo logo e slogan del suo partito, ci sono state anche delle polemiche. Alcuni sostengono che ci sia un messaggio non positivo per la sinistra, e forse non avete espresso bene il concetto di dissentire. Ma guardi, dobbiamo dire che questa cosa della dissenteria selvaggia è stata un po' montata dalla solita macchina del fango, insomma. Conseguentemente devo dire che per frenare le critiche abbiamo deciso di cambiare lo slogan e il nome del movimento. Qual è lo spirito di questo nuovo movimento? Ci può dare qualche anticipazione? Ma guardi, allora, noi abbiamo pensato che è giunto il momento di scoraggiare le iniziative della destra, di scoraggiare con forza ogni atteggiamento intollerante, di scoraggiare ogni presa di posizione antidemocratica. Scoraggiare, scoraggiare e scoraggiare. Ok, quindi scoraggiare è il nuovo mantra, che sì, decisamente è migliore del primo, sì. Ma guardi, proprio per questo motivo abbiamo deciso, pur mantenendo lo stesso logo, di modificare lo slogan. Che sarebbe? Partito dai scoraggiamo. E cosa fate? Cioè, scoraggiate spesso. Sì. Scoraggiate spesso. Ma come fate per scoraggiare? Ma guardi, per scoraggiare usiamo varie tecniche, forse un po' estreme ma necessarie. Pensi che l'altro giorno io e i miei amici consiglieri ci siamo divisi il compito di andare a suonare il citofono di ogni esponente della destra locale. Cioè, però non mi sembra un gesto poi così forte. Certo, però non ci siamo fermati qua, abbiamo fatto una pernacchia e siamo scappati via. Così, in questo modo, abbiamo unito l'esercizio fisico alla protesta, perché scoraggiare e salutare. Ma fin dove si spingono gli atti estremi della vostra protesta? Ma, guardi, noi pur di scoraggiare abbiamo deciso di essere addirittura scorretti. Conseguentemente il gruppo più estremo dei nostri sostenitori si farà chiamare gli scorrettoni. Ma che bello! Ma scorrettoni proprio. Gli scorrettoni. Vedo che le belle idee non mancano all'interno della vostra coalizione. Ma guardi, abbiamo deciso che è veramente necessario scoraggiare, scoraggiare, scoraggiare. E conseguentemente scoraggiando cambierà l'aria. Quindi passiamo da partito dissenteria selvaggia a partito dai scoraggiamo. Partito dai scoraggiamo, ecco, vedete questo qua. Quindi toglieremo, parlerò con gli amici del partito. Qui partito resta, perché partito resta. Al posto di dissenteria diventerà dai, un semplice dai, uno sprone importante, e alla fine è scoraggiamo. Partito dai scoraggiamo. Complimenti consigliere Cosolini, speriamo che con questo gesto si placchino le insensate polemiche. Ma guardi, conseguentemente. Punto. Punto. Punto.